Ciao ragazzi, oggi un video veloce, un contatto che mi ha chiesto di spiegarvi cosa sta succedendo alle Canarie. Senti, no, ma spiegami una cosa. Ma perché tutti quanti partite per i Canarie? Ma che c'è i Canarie? Che cazzo c'è i Canarie? Ma no, è che sono in offerta speciale a prezzi stracciati, allora... Ah, adesso ho capito, perché c'era tutto sto vagone, c'è gente che... Possibile crisi, non possibile crisi, chiaramente turistica, perché le Canarie vivono prettamente di turismo, e come mai le compagnie aeree stanno un po' facendo le birichine dall'Italia per venire a Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria o Tenerife, poi le altre isole sono isole minori, c'è chiaramente bisogno di un aereo, a meno che voi vogliate venire in macchina, vi rimando un altro video che ho fatto più indietro, lo cercate, lo trovate nel mio canale. Ma se non volete trasferirvi e volete farvi una vacanza, o semplicemente prima ancora di trasferirvi volete farvi, come giusto che sia, come sempre vi consiglio nei miei video, qualche vacanza esplorativa, possibilmente conoscendo almeno le isole principali, vi consiglio chiaramente di prendere l'aereo. Gli aerei non sono tanti dall'Italia. Dal nord Italia potete trovare Milano, Malpensa, Linate, c'è qualcosa a Verona, qualcosa a Bologna, scendendo verso il centro Pisa, Roma una volta a settimana, e il meridione al momento è ancora praticamente senza voli diretti per Fuerteventura. Cosa succede? Succede che Ryanair è una società low cost, è molto economica, come sapete, sembra di essere in piccionaia quando si sta nei suoi aerei. L'aereo era un terrificante Savoia Marchetti 1915 in tela cerata, precipitato 12 volte negli ultimi due conflitti mondiali. È rifiutato ormai con orrore da tutte le compagnie del mondo. Vi volete sbrigare che dobbiamo partire, cazzo? Andiamo, scelti! È una delle compagnie più usate da tutti, non solo in Italia, ma in generale un po' da tutta Europa. Ha dei voli su Fuerteventura, io abito a Fuerteventura, quindi posso parlare meglio di Fuerteventura, e sulle isole Canarie ha delle basi, perlomeno le aveva fino all'altro giorno. Tenerife, Lanzarote e Gran Canaria aveva delle basi appunto per i suoi aerei, cosa che a Fuerteventura non ha, perché è un aeroporto più piccolino. Cosa è successo? Che Ryanair sta facendo dei tagli sostanziosi al personale, cosa che oramai è benché risaputa. Ryanair puntualmente, ciclicamente, fa queste scelte di mercato. Scusi signorina, c'è qualcosa che non va? Ma non mi rompere i coglioni, stronzone! Ha detto... lasciando a casa tantissimi dei suoi dipendenti per assumerne di nuovi e pagarli ancora meno. Non da niente, Ryanair è la McDonald's dei voli aerei, dove la gente come primo lavoro entra a lavorare da Ryanair pagata un terzo che le altre compagnie, e dopo, una volta che ha fatto, diciamo, una sorta di praticantato all'interno di Ryanair, se ne va nelle altre compagnie fino a obiettivi finali come Emirates e compagnia bella. Questo non ha nulla a che vedere con il fallimento di Thomas Cook, che è successo esattamente 24 ore fa. Una grandissima compagnia aerea e tour operator aperta da 180 anni in Inghilterra, che portava praticamente alle Canarie il 70% dei turisti annuali. Ma sono due cose completamente diverse. Ryanair, cosa che state guardando tanto sui giornali, anche sui telegiornali italiani, sta facendo dei cambi di rotte, vuole fare delle nuove tratte in Nord Africa, in Giordania, e quindi, non avendo tanti voli aerei e avendo anche una diminuzione di personale, sta dirottando le zone, sta facendo dei test, diciamo, non sta dirottando solo le Canarie, sta dirottando tante altre mete spagnole, portoghesi e anche greche. Non è un fallimento, quindi non è la situazione degli inglesi che in questo momento si trovano senza la loro compagnia primaria, portarli in tutta la penisola spagnola, Baleari e Canarie. Con Ryanair non avete questi problemi. Perché? Perché Ryanair sta vendendo, ha perso le basi, sta vendendo i voli ad altre compagnie, in poche parole, ce lo diciamo proprio chiaramente. Fino all'8 gennaio ci sono, del 2020, voli ancora per Tenerife, Gran Canaria e Lanzarote. Fuerteventura al momento li ha ancora a tempo indeterminato, quindi indefinito. Diciamo che Ryanair propone di 6 mesi in 6 mesi voli aerei, quindi attualmente fino a marzo,
Fine marzo 2020 ancora Ryanair sta garantendo i voli per Fuerteventura. I tre voli canonici settimanali, martedì, giovedì e sabato, diretti Bergamo-Fuerteventura. Non c'è però da dimenticarsi che ci sono tante altre compagnie, come ad esempio EasyJet, Neos, che lavorano da Milano Malpensa. Faccio un esempio sugli aeroporti lombardi, ma potrei parlare per tutti gli aeroporti che vi ho citato prima. Stanno sfruttando in maniera positiva per noi, diciamo, turisti o per chi abita alle Canarie e vuole magari tornare nel bel paese più volte all'anno. Stanno aumentando voli aerei, ad esempio EasyJet, che solitamente su Milano Malpensa faceva un diretto Fuerteventura giusto nel periodo invernale, adesso si sta anche portando nel periodo primaverile estivo 2020, quindi sicuramente ci sarà una sorta di tutela da parte delle compagnie aeree concorrenti per darci la possibilità a tutti noi, innanzitutto, di continuare a lavorare come, diciamo, agenzie per il turismo italiano. Non credo che possa essere un problema a livello turistico, semmai uno sbalzo un pochino mediatico che potrebbe creare una piccola diminuzione, una piccola oscillazione in negativo per questo inverno, ma sicuramente per il prossimo anno andranno a migliorare la situazione 2018-2019, perché a Fuerteventura in particolare i voli aerei erano diventati insostenibili. Parliamo dagli anni 2014, 15, 16, una persona con un volo diretto pagava mediamente 50 euro tratta per venire a Fuerteventura, qualsiasi momento dell'anno. Siamo arrivati nel 2018, fino al 2018, con il culmine di 350 euro a biglietto. Parliamo di Ryanair, un diretto Bergamo-Fuerteventura. Dicevo, ma che sei scemo? Cosa che sicuramente adesso cambierà, e già lo stiamo vedendo con i pronostici dei biglietti in vendita che ci sono per l'inizio del 2020. Parliamo di biglietti anche di 15-16 euro su febbraio 2020. Diciamo che mediamente i prezzi si stabilizzano intorno ai 30 e 45 euro a persona. Direi che è una cifra davvero fantastica. Una volta che sarete in Canaria, la vita sarà molto più economica che in Italia. I prezzi sono comunque destinati a scendere. Farò un altro video per quanto riguarda ipotetici investimenti immobiliari che potete fare in Canaria, sebbene comunque tutte le isole abbiano un mercato interno unico. Io mi concentrerò specialmente su Fuerteventura e vi spiegherò nei prossimi video. Infatti mettete mi piace al video se vi piace, se vi interessa, e non dimenticatevi di iscrivervi al canale, così da non perdervi alcuna novità. Per quanto riguarda la crisi turistica, è, come vi stavo dicendo, una cosa secondo me passeggera, che sicuramente può inclinare un pochino la situazione di tutte quelle famiglie che già abitavano qua e stavano pensando di espatriare, dato che io e molti altri come me pensano che le Canarie non siano un arrivo, a meno che abbiate 80 anni, bensì un posto di passaggio dove imparare lo spagnolo, dove, non lo so, farsi un paio d'anni di puro relax. C'è tanta gente che si sta spostando per altri lidi, sempre in Spagna piuttosto che nell'est Europa. Questo cosa può portare? A una diminuzione di prezzi generali che io stimo intorno al 5-10% nel 2020 e al 15-20% nel 2021, anche qua poi ve ne parlerò meglio, sempre per quanto riguarda speculazioni immobiliari, ma anche per quanto concerne un trasferimento di qualche famiglia, che oramai le Canarie si trasferiscono prettamente famiglie, non è più come 15 anni fa che si trasferivano solo giovani in cerca di lavoro nel settore turistico e osteleria, quindi per quanto riguarda ristoranti e bar. La diminuzione degli affitti, sensibile, qui abbiamo avuto anche degli affitti, due camere da letto 800 euro al mese in alcune zone dell'isola, è stato anche peggio in determinati momenti degli ultimi tre anni, e sicuramente i prezzi si assesteranno intorno ai 400-500 euro al mese per i medesimi appartamenti nei prossimi mesi, quindi assolutamente da stare attenti e da stare all'occhio, continuare a seguire Nico Ica per capire un attimo com'è il futuro, o diciamo l'andazzo di questi posti.
Per quanto invece riguarda un possibile trasferimento, anche qui sempre attenzione, perché acquistare casa alle Canarie oggi potrebbe essere un grande disinvestimento, perché siamo arrivati a dei valori massimi e a questi valori difficilmente possiamo ancora giovarne se un domani vorremo vendere il nostro immobile. Quindi ipotizzando che un immobile oggi lo andate a pagare 100, difficilmente riuscirete poi un domani a venderlo ancora la stessa cifra. È più probabile che lo venderete tra i 70 e i 95. Ecco perché il mio consiglio è: continuate a seguire Nico Ica. La crisi è puramente apparente, siamo in una zona turistica di 12 mesi l'anno di sole, di bello, i voli aerei, i tour operator vivono anche sulle Canarie, e il punto forte è che Fuerteventura è l'unica isola delle Canarie ad offrire un'isola paesaggisticamente incredibile, con un mare fantastico, con delle spiagge chilometriche, parliamo di oltre 300 km di spiagge incontaminate, bandiere blu a non finire, a differenza delle altre isole, pochissimi abitanti, un territorio grandissimo, una delle isole che meno risente delle crisi. Perché? Perché chi si trasferisce a Fuerteventura solitamente sono persone che hanno disponibilità economiche, a differenza magari di Tenerife, Gran Canaria, che sono isole più grandi, che danno più possibilità lavorative e che quindi sono più propense ad offrire lavoro a quelle famiglie che realmente non portano grosse consistenze di denaro in loco. Ecco perché Fuerteventura è una delle isole che sempre ne risente meno di una crisi, a differenza delle altre. Vi auguro una buona serata, continuate a seguirmi e a presto. Ciao!